sono 5 esemplari di Ori di Taranto, e grazie anche alla disponibilità della sovrintendenza, che ringrazio, così saranno esposti nell'Expo di Milano nella settimana dedicata alla Puglia dal 21 al 27 di agosto. Mi sembra un'esperienza, una testimonianza significativa di un impegno che la Giunta sta proponendo anche a favore di Taranto. L'idea che sta alla base di questa iniziativa è questa, cioè noi sembra che i beni anche importantissimi, migliori, sono valore in sé evidentemente e quindi vanno conservati, ma devono essere strumento alla costruzione dell'economia dei territori e quindi vanno per questo valorizzati. Il nostro scopo è che le persone che andranno all'Expo, quanta più gente possibile, possa emozionarsi, essere attratta, essere interessata e tentare di capire come saranno gli altri Ori e quindi venire a Taranto apposta. Io ne approfitto davvero anche per ringraziare, mi sono questa cosa a costi davvero molto bassi, paghiamo solamente la polizza assicurativa per questa esperienza, e devo ringraziare le 4 imprese di Taranto che gratuitamente stanno fornendo servizi perché questa cosa si realizzi. Quindi davvero grazie, è stato un lavoro di squadra e davvero grazie per la disponibilità. I materiali che raggiungiamo a Milano sono stati scelti in realtà dalla sovrintendenza e sono quelli più belli, quelli cioè la collana, gli orecchini, quelli voglio dire più famosi. La motivazione, ripeto, è quella che ho detto prima, la motivazione è quella di provare a produrre emozioni nelle persone che frequenteranno l'Expo, che visiteranno il padiglione Puglia, e fare in maniera che queste persone possano in qualche maniera essere attratte dall'idea di venire in Puglia e di venire a Taranto. Dobbiamo provare a fare marketing territoriale delle cose belle di cui disponiamo, però prima ancora dobbiamo recuperare fiducia in noi stessi e nella nostra comunità, e dobbiamo immaginare, al di là di questi eventi spot, di costruire una visione di sviluppo di futuro, proprio un'idea, una vision che sia finalizzata a diversificare l'esistente. Questo è l'obiettivo, la cultura e il turismo possono essere degli strumenti per fare questo.